oggi faccio un video che non ho fatto, nel senso che prima ho fatto un sacco di video sui cambiamenti zero waste, sui swaps, sulle cose che potete cambiare nella vostra vita quotidiana, eccetera, eccetera. Invece adesso vorrei iniziare questa serie, se riuscirò a farla, che si concentra sulle varie stanze della casa. Quindi i cambiamenti che si possono fare nelle varie stanze della casa in modo che ci sia il meno spreco possibile. Non so se mi sono spiegata. Quindi oggi parleremo del bagno. Ho voluto iniziare col bagno perché forse è quello che è stato più stravolto da quando ho iniziato il Zero Waste, proprio perché comunque nel bagno abbiamo tutti i prodotti di bellezza, abbiamo tutti i prodotti per la cura dei capelli, della pelle e tutto quanto. Quindi secondo me il bagno è quello dove ci sono più cambiamenti effettivamente. Quindi oggi parleremo di appunto degli swaps, delle cose che io ho cambiato nel mio bagno, le cose che utilizzo adesso, eccetera, eccetera. Se avete visto gli altri video, molto probabilmente certe cose le rivedrete, quindi conoscete già. E ci sono altre invece che ho introdotto anche da poco. Scusate se mi tocco i capelli, ma questi capelli, pensavo che i capelli lunghi fossero quelli che ti stavano sempre in mezzo alle palle, invece no, sono i capelli corti quelli che stanno sempre in mezzo. Quindi allora, iniziamo. Io ho un bagno molto molto piccino. Qua in Canada è molto raro che negli appartamenti il bagno abbiano le finestre, che è una cosa che mi fa sentire molto male, onestamente. Non riesco a sopportare questa cosa che il bagno non abbia una finestra. Quindi ho un bagno molto piccino, quasi tutto è sempre là, però in realtà alle volte gli spazi piccoli mi piacciono perché si possono organizzare molto meglio, proprio perché hai poco spazio, quindi devi essere un po' più minimal, mettiamola così. Quindi i primissimi cambiamenti che io ho fatto in bagno, i primissimi cambiamenti che io ho fatto nel mio bagno è sicuramente stato lo spazzolino. Allora, io ci ho messo un po' a passare lo spazzolino in bambù perché io prima avevo lo spazzolino elettrico, con cui mi trovo molto bene. Io tuttora vorrei avere lo spazzolino elettrico, solo che avevo delle testine da finire, quindi l'ho usato fino a un certo punto. Cosa è successo? È successo che il mio spazzolino è anche morto, quindi ho dovuto riciclarlo. E ho deciso di passare lo spazzolino in bambù. Lo spazzolino che io ho è della Georganics, che è un brand che comunque fa spazzolini, dentifrici. Da loro ho provato anche il dentifricio solido, ho provato anche il dentifricio in pastigliette, mi trovo molto bene con i loro prodotti. Però sì, diciamo che mi manca molto il mio spazzolino elettrico, però mi trovo molto bene in ogni caso. Avevo detto che non mi trovo bene con le setole perché erano troppo morbide per quello che io ero abituata, però ho scoperto che in realtà hanno una collezione di spazzolini che hanno le setole un po' più dure, quindi effettivamente è ficata. Ovviamente questo è fatto in bambù, quindi una volta che hai finito di utilizzarlo, se vivete in Inghilterra, loro hanno un programma di riciclaggio, ovvero tagliate la testina, c'è proprio anche il segnetto, tagliate le testine, potete inviare, ne accumulate 10 e le inviate per posta alla Georganics e loro si occupano di riciclare, mentre il resto è compostabile, quindi può finire benissimo nell'umido. Però in ogni caso, se volete potete metterlo tutto nell'umido ma tagliare le setole. Quindi mi trovo molto bene, mi piace molto, ovviamente lo uso come uno spazio normale, lo cambio ogni tot mesi, quindi però giustamente si evita la plastica e appunto è compostabile, quindi lo adoro. Quindi niente, questo è stato uno dei cambiamenti che ho fatto che giustamente non mi sono trovata bene fin da subito, ma perché erano anni che usavo lo spazzolino elettrico, quindi è normale che all'inizio non ci si trovi così tanto. Un'altra cosa è il rasoio, questo è il safety razor, quindi il rasoio di sicurezza. Il mio è una figata perché si apre così, si apre così, si cambia la lametta e poi niente, solo si usa per sempre praticamente, a meno che non si rompa. Questo è una di quelle cose che lo compri una volta nella vita e basta, quindi le uniche cose che si cambiano sono le lamette. Quando io l'ho comprato è venuto insieme a un pacco di una cosa come 30 lamette, quindi principalmente non ho ancora comprato le lamette perché bene o male durano tantissimo, e le lamette sono riciclabili, quindi potete benissimo riciclarle senza problemi, quindi giustamente si evitano tutti quei rasoi di plastica. Non ho problemi di peli perché non ho peli, questo lo uso solo per le ascelle principalmente, però sì, uso il depilatore una volta all'anno per parole breve, ho un depilatore ma che uso una volta all'anno e lo passo sulle gambe perché veramente l'eredità di mia mamma è passata molto bene nei miei geni, ecco. Poi
Poi, per restare in tema bagno, ovviamente conoscete già il mio sapone solido, il mio shampoo, ho anche il balsamo solido che ho provato, adesso sto provando un altro prodotto della Lush che è una specie di balsamo che però non si lava, quindi ne metti un po'. Giustamente adesso ho i capelli molto molto corti, quindi la cosa sarà molto più facile, nel senso che devo mettere molto meno prodotto e sicuramente col barattolo di prodotto mi durerà tantissimo. Io ho comunque tanti prodotti Lush perché mi trovo bene con tanti dei loro prodotti che non hanno proprio imballaggio, e altri invece puoi riportare le scatoline nere, loro si occupano di riciclare, ne porti 5, ti danno anche la mascherina a regalo, altrimenti potete semplicemente portarle in negozio e basta, giusto per farle riciclare al meglio. Quindi per quanto riguarda i capelli, adesso ho ancora meno prodotti di prima, perché prima magari c'avevo, che ne so, l'olio di cocco, o magari ci mettevo qualcosa sulle punte perché i capelli erano molto lunghi, quando sono lunghi col freddo erano anche un pochino secchi, era un po' più dura. Adesso con i capelli corti, onestamente, cioè, c'è molta meno cura dietro. Quindi niente, ovviamente nel mio bagno ho fatto tutto di solido, soprattutto con strati di capelli e doccia schiuma, chiamiamoli così. Io ho solo saponi solidi, anche lui usa i saponi solidi e lo shampoo solido, e io mi trovo benissimo perché sono veramente prodotti che durano un'eternità. Cioè, io lo shampoo forse lo compro adesso che ho i capelli corti, forse lo comprerò pure ancora meno, ma quando avevo i capelli lunghi lo compravo forse 2 volte all'anno, massimo 3 volte all'anno, perché bene o male una barretta di shampoo mi durava dai 4 ai 5 mesi, dipendeva sempre dal tipo di shampoo, perché una volta ho provato uno shampoo che però si è sgretolato molto, molto in fretta, invece ci sono altri che invece durano, alla fine arrivi con questo mini pezzettino di shampoo che sei là ancora che lo usi. La prossima cosa di cui forse non ho parlato sono i cotton fioc riutilizzabili, che ve li farò vedere qua. Allora, questo è quello di lui, questo è il mio. Li ho comprati proprio perché prima utilizzavo i cotton fioc in bambù, quelli tipo biodegradabili, però ne ho già parlato della questione. Secondo me le cose biodegradabili vanno bene fino a una certa, perché anche le cose biodegradabili per avere effettivamente effetto e quindi essere riciclate al meglio bisogna avere anche i macchinari che si occupano di effettivamente riciclare a parte le cose biodegradabili, quindi non funziona quasi sempre. Io lo consideravo comunque una cosa usa e getta, anche se erano comunque fatti in materiali migliori, non era plastica, era bambù, era cotone, era buon cotone, quindi era cotone biologico se non mi sbaglio. Era comunque una cosa che utilizzavo e buttavo, quindi per me era un po' come anche come gli assorbenti in cotone biologico, stessa cosa. Ok, erano fatti di materiali migliori, magari si riciclavano meglio, ma fino a un certo punto sono comunque cose che tu usi e getti, quindi ho la stessa opinione di anche se sono fatti in bambù, cioè qualsiasi cosa, comunque è un usa e getta che però è fatto semplicemente di materiali migliori, e per me, per il mio personale, per le mie preferenze personali, trovo che sia comunque uno spreco. Però giustamente se qualcuno si sente meglio a utilizzare le cose, ovvio che preferisco che ci sia un utilizzo di prodotti fatti in materiali migliori che si riciclano magari anche meglio, piuttosto che comprare sempre le solite cose in plastica che finiscono comunque nei landfill, ecco. Però io ho deciso di puntare su questi per provarli, non costano tanto. The Last Swab, vi lascerò il link qua sotto, proprio perché purtroppo loro sono stati una startup che hanno iniziato questo progetto ancora l'anno scorso, e moltissimi hanno copiato il loro progetto, ma giustamente l'hanno copiato, nel senso non l'hanno copiato con le stesse con gli stessi materiali, con lo stesso modo di produzione, quindi giustamente. Quindi molti purtroppo si sono ritrovati a comprare dei fake, quindi vi lascerò il link se per caso vi interessa, proprio il link ufficiale di questo progetto. So che una ragazza mi aveva mandato un messaggio dicendomi che stanno facendo un'altra startup per fare i fazzolettini riutilizzabili, che trovo che sia una cosa bellissima. Io i fazzolettini riutilizzabili ce li ho già, li ho comprati da una ragazza di Montreal che li produce, ce li ho sia in casa tipo i pacconi stile Kleenex, sia quelli portabili che ce l'ho sempre in borsetta, quindi niente, date un'occhiata, secondo me stanno facendo delle cose molto belle. Quindi io ho preso questo, ho anche uno per il make up che uso solo esclusivamente per il make up, perché la forma è diversa, quindi ogni tanto se devo correggere tipo l'eyeliner o se devo correggere un po' il trucco funziona da dio, e appunto non costa tanto, dovrebbe durare fino a 1000 utilizzi, quindi comunque stiamo parlando di un bel po' di utilizzi, perché onestamente io le orecchie me le pulisco
tranquillisco, quando mi lavo i capelli, quindi forse 3 volte a settimana. Quello che vi posso consigliare è di usarle non quando avete le orecchie umide, quindi non quando uscite dalla doccia, ma di usarle dopo, proprio perché questo non è cotone, ma è silicone, quindi non si attacca così facilmente come quelli di cotone, quindi cioè, siamo abituati che usciamo, cioè esce fuori tutto il mondo. Questi invece bisogna avere un po' l'orecchio molto asciutto e passare pian piano. Non fa assolutamente male, è molto morbido sulle orecchie e mi piace tantissimo. Anche lui mi ha detto che si trova molto bene, quindi onestamente guardate anche lo poco spazio che occupano in bagno rispetto a comunque i cotton fioc normali. Quindi niente, se volete dargli dargli una chance, ve li stra consiglio. Ovviamente sulla skincare non mi soffermo, ho già fatto il video sulla skincare, quindi ve lo lascerò linkato se volete vedere i prodotti che uso, i prodotti che non uso, però bene o male sono comunque quasi tutti, forse tutti i miei prodotti sono o Lush o The Ordinary, però se volete vedere il video più in dettaglio ve lo lascerò linkato. La cosa della quale voglio parlare è la carta igienica e vi farò vedere 2 alternative che sto utilizzando. Prima cosa è la carta igienica, questa è fatta in carta riciclata e ovviamente sopra hanno il pacchettino di carta e non è plastica, si vendono separatamente. Io ho trovato una buonissima offerta su un sito dove solitamente compro certe cose zero waste, dove vendevano una cosa come 50 di questi a un prezzo stracciato, quindi le avevo comprate, infatti ne ho un botto. In questo momento lui, quando mi ha visto tornare con questo scatolone pieno di carta igienica, ha detto ok. E niente, questa cosa è bellissima perché giustamente è carta riciclata, quindi non c'è stato nessun albero ammazzato per farci la carta igienica e ovviamente mi piace tantissimo il fatto che sopra sia coperto con della carta e non con della plastica. Avevo visto qualcuno nelle stories, ma non mi ricordo chi, che ne stava parlando, del fatto che aveva trovato in un negozio la carta igienica, erano dei blocchi tipo da 6 credo e sopra erano coperti con la carta e non con la plastica, quindi forse potreste trovarla anche nei supermercati italiani, perché era un supermercato. Con questa mi trovo molto bene, è carta riciclata, quindi alle volte può risultare un pochino più dura, mettiamola così, però in realtà sì, cioè, mi trovo molto bene, non è la fine del mondo, è solo carta igienica, cioè, nel senso. La seconda cosa invece sono questi, che sono della carta igienica riutilizzabile, quindi io qua credo di averne una 20 e li sto usando solo per la pipì. Quindi li uso solo per la pipì, giustamente qua come vedete sono un po' più scuri, ho scelto quelli più scuri in modo che se rimanevano delle macchie almeno non si vedevano troppo e ovviamente sono molto carini, sono molto morbidosi. Una cosa la uso magari 2 volte, magari la uso solo su una parte, la piego e poi la riuso sull'altra parte, dipende un po'. E in bagno vicino alla toilette ho un piccolo cestino dove li metto là, poi questi li butto in lavatrice quando devo fare la mia lavatrice. Mi sto trovando molto bene, giustamente questo non è una sostituzione totale della carta igienica, perché come avete visto la carta igienica ce l'ho ancora, la uso ancora, semplicemente tendo a comprare una carta igienica riciclata in modo che appunto non ci sia stato un prodotto fatto tutto da capo, ecco. E questi ovviamente, essendo riutilizzabili, si possono lavare come gli assorbenti lavabili, come i cosi per struccarmi, cioè hanno lo stesso principio, anche come i fazzolettini da cucina, sempre là siamo. Quindi questo aiuta semplicemente a sprecare meno carta igienica, quindi sì, la carta igienica c'è, perché giustamente trovo che comunque non credo che rinuncerò 100% alla carta igienica, perché stiamo parlando comunque anche di, che ne so, di persone che vengono a casa tua, che magari non hanno lo stesso stile di vita, non se la sentono e magari sono un po' tipo e appunto siccome le uso solo per la pipì mi sembra giusto avere la carta igienica, però questo semplicemente aiuta a diminuire l'utilizzo della carta igienica, quindi se un rotolo prima, che ne so, durava una settimana o 2, adesso magari ne durerà 4, cioè giusto per sparare dei numeri a caso, ovviamente non ho ancora fatto l'esperimento. E niente, mi sto trovando veramente veramente bene e mi piacciono tanto e niente, quindi sì, questo è un altro cambiamento che ho fatto nel mio bagno. Spero
che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se per caso avete altre domande, se per caso vi interessa appunto che io faccia anche le altre stanze, lo farò lo stesso perché vabbè, però niente, volevo farvi vedere appunto che ci sono alcuni cambiamenti molto facili da fare nella nostra vita quotidiana e quindi non serve cambiare la vita, non serve togliere dalla nostra vita qualsiasi cosa, semplicemente se cambiamo, se troviamo l'alternativa comunque più sostenibile, sarà sempre meglio, ovviamente sia per noi stessi, anche per il nostro portafoglio alle volte. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!